piacere vedervi, a tutti voi colleghi, agli appassionati, a tutti coloro che vivono il mondo Sony per spontanea e profonda convinta visione. In realtà la strada non comincia adesso, comincia da già da più di un'ora e ho visto che avete già capito che cosa è stata di esperienza, se ho scritto come fare in spalle, anche meglio delle esperienze. Perché questa è, e lo dico con il mio giudizio, ma mi pare condiviso perché ho visto tutti quanti a girarli con passione, interesse, curiosità e partecipazione, è una specie di paese della linea della tecnologia e anche dei contenuti tecnologici. Oggi Sony ci presenta dopo l'ultimo appuntamento dell'anno scorso, in maniera integrata tra chi fa l'hardware e chi fa il software, una serie di grandi novità e di importanti passi avanti che hanno rimesso Sony all'avanguardia in questo settore così importante per noi che ci giochiamo, ci lavoriamo, ci divertiamo, ma anche, come sapete, importante per l'economia del terzo millennio e del ventunesimo secolo. L'elenco sarebbe lungo, avete già visto da soli quali sono le meraviglie di questo paese di Alice, come l'ho chiamato poco fa. Io mi permetto di sottolineare soprattutto l'alta definizione, perché ho avuto la fortuna, non era la fortuna, era una cosa voluta, visto che la passione che ho per tutto questo è connaturata, è genetica, ho avuto la fortuna di vedere i primi esperimenti di alta definizione della RAI 21-22 anni fa, proprio qui alla RAI Milano, in quanto sessione, mi chiamarono sapendo di questa mia passione e mi fecero vedere una serie di puntate sicuramente storiche, erano state realizzate in alta definizione già all'epoca, era una roba meravigliosa. Pensiamo all'alta definizione di 20 anni dopo, ancora più definita, ancora più alta, secondo i casi, e capite bene di che cosa stiamo parlando. Io ho avuto la fortuna, cominciando a lavorare in televisione, per un anno fa, di conoscere questa tecnologia proprio quando era elementare, era ancora una televisione in bianco e nero e poi è diventata a colori addosso, prima è diventata a colori la sigla e sono diventati a colori i servizi della televisione che conoscevo.